e anche io, dopo averlo fatto i presidenti di Napoli e della Campania, vi do il benvenuto in una città complessa, inferno e paradiso, che sa donare emozioni come poche città al mondo, che ha puntato in questi anni su alcune cose che non vanno molto di moda nel mercato delle politiche liberiste e capitaliste. Io in pochi minuti cerco di andare per titoli. Città che ho avuto l'onore di ereditare in un momento difficile, sommersa di rifiuti, in degrado morale, con molta corruzione, un turista nemmeno a vederlo col binocolo, città fallita, 1,5 miliardi di debito, 1 miliardo di disavanzo. E che cosa mi dicevano quando mi sono insediato dopo aver sognato nella campagna elettorale di poter cambiare la città? Se ti vuoi riprendere, privatizza tutto, licenzia tutto, aggrappati al sistema, perché tu sei un sindaco senza partito, senza fissa dimora, senza lobby, senza apparati. Bene, sono partito dalle cose più semplici ma più difficili: stare per strada, l'umanità, la partecipazione popolare, la passione, che ne abbiamo tanta perché altrimenti non avremmo retto, l'amore profondo per questa città e per questi territori, e il fatto di lavorare tantissimo per dare alla città un punto di riferimento di persone che sbagliano, che fanno errori, che non tradiscono, che non mettono in vendita la città e che ripartono esattamente da quei ragazzi e quelle ragazze che avete visto poco fa. La cultura, il turismo, i beni comuni, la bellezza, l'umanità. Bene, oggi Napoli, in un paese che con le parole del ministro Franceschini sta andando fortissimo per turismo, Napoli va oltre 3 volte la media nazionale con il nostro aeroporto. Il 75% dei ragazzi che si diplomano negli istituti alberghieri, quasi tutti di periferia, trovano immediatamente lavoro. In una città come Napoli cultura e turismo significa artigianato, significa commercio, piccola e media impresa, libere professioni, indotto. È una città che è rimasta umana, che quando sono venuti i rifugiati non abbiamo chiesto se erano migranti economici o rifugiati politici, ma i napoletani hanno fatto la corsa per accoglierli, la corsa, li hanno ospitati a Natale nelle loro case. E quando i ragazzi mi hanno scritto una lettera, ragazzi del Centro Africa, del Sud Africa, una lettera non dimenticherò mai, perché è il miglior antidoto al terrorismo. Noi non dimenticheremo mai come siamo stati accolti. E quando ritorneremo, perché non stiamo in Italia per turismo, quando ritorneremo, speriamo, nelle nostre amate terre, non dimenticheremo mai il cuore grande di questa città. Allora io penso che il porto, le città di mare, ognuno di noi che è napoletano è una mescolanza tra angioini, aragonesi, arabi, normanni, spagnoli, francesi, come fa a essere razzista? Però qualcuno mi dice: ma chi è che è razzista? Io nella mia vita non ho mai sentito nessuno dire che è mafioso, che è corrotto, che è corruttore, è razzista. Oggi va di moda a dire: non sono razzista, ma... Ma che è sto non sono razzista, ma... Ce lo vogliamo ricordare che gli italiani, e in particolare i meridionali, esattamente 100 anni fa, quando per cercare la possibilità di vivere andavano negli Stati Uniti, e ho letto personalmente, quando sono stato a New York e a Washington, un editto del governo statunitense che ci definiva negroidi. Non dimentichiamole queste cose, perché le persone che vengono non sono solo, tra virgolette, un problema. E lo dice un sindaco che governa da 6 anni senza soldi. Sono finanche una ricchezza economica, se sappiamo cogliere le opportunità della vita, e sono una ricchezza umana, una ricchezza culturale, perché ci fanno capire che forse in questi 40 anni abbiamo pensato un po' troppo al consumismo universale, un po' troppo a far pensare che il verbo avere conta più del verbo essere, che le persone contano se hanno tante proprietà, se hanno tanto denaro, se hanno il cellulare di ultima generazione, ma poi se tutti si dimenticano se uno ha una dignità, ha un'autonomia, ha un'onestà, ha una vita. Allora il verbo essere in questa città in questi 6 anni è diventato più importante del verbo avere, non solo perché non abbiamo soldi, e sfido chiunque a governare una città senza soldi, in predissesto,
senza poter assumere, senza poter fare mutui, senza poter fare investimento, senza poter assumere, e non ha svenduto niente, non ha privatizzato niente. Noi crediamo nella politica dei beni comuni. Referendum acqua pubblica, giugno 2011, 27 milioni e mezzo di italiani che votano per l'acqua pubblica, Napoli, unica città d'Italia che ha trasformato una società per azioni in ABC, acqua bene comune. Da noi, se c'è un momento di siccità, se c'è un momento di crisi, con tutto il rispetto delle aziende private, per carità, non decide una multinazionale dove prendere l'acqua, a chi darla e a chi non darla, decidono strutture pubbliche. All'interno della nostra azienda sono rappresentate le associazioni ambientaliste, nel comitato di sorveglianza ci sono le lavoratrici e i lavoratori delle aziende. Quest'estate, mi avvio alla conclusione, vorrei tante cose dire, perché per me è anche l'opportunità, visto che sui media, come si diceva prima, c'è certe volte solo una certa declinazione della nostra città. Bene, è stata un'estate durissima, l'estate degli incendi, dei nubifragi, qui anche il terremoto di Ischia, già dimenticati. Provate a passare vicino al Vesuvio, provate a vedere la ferita del Vesuvio, dell'Abruzzo, del Faito, sono interessi criminali. Noi dobbiamo investire sui beni comuni. E quando i sindaci rimangono col cerino in mano senza soldi e vanno al governo nazionale, il governo nazionale ci dice: cari sindaci, non cari sindaci, perché quando va il sindaco porta i bisogni, porta il trasporto pubblico nazionale che non è all'altezza, porta che non ci sono le risorse per riparare tutte le buche, per sistemare gli alberi. Il governo ci dice: non ci sono soldi, consentitemi, io sono un uomo franco, un uomo schietto, però... Quando io vedo che una domenica all'improvviso il Consiglio dei Ministri si riunisce e trova 5 miliardi e 300 milioni per serviare le banche venete e poi spendiamo 64 milioni di euro al giorno per spese militari, perdonatemi, qualche euro, e io vorrei ancora sperare che nella prossima manovra economico-finanziaria il governo ascolti i territori, qualche euro in più per la difesa dei beni comuni. I sindaci non vanno mai col cappello in mano. Noi non promettiamo posti di lavoro, anzi, e mi avvio a concludere su questo, ovviamente facendomi esperienza di 15 anni di prima linea di magistratura, 9 anni in Calabria e 6 anni a Napoli, quando sono diventato sindaco ho provato a spezzare quello che io ritengo il cancro del nostro paese, cioè di cui un argomento che si parla sempre molto poco: il rapporto tra mafia, istituzioni, politiche e affari. Cioè rompere quel sistema che era la filiera, finanziamenti pubblici, al sud come al nord, controllo politico istituzionale dei finanziamenti. Ti do il finanziamento perché fai parte del sistema, ti do il lavoro se fai parte del sistema, ti chiedo il voto perché sono io che ti ho dato il lavoro e ti ho dato il finanziamento. Queste gabbie, questo sistema si è rotto, almeno nella nostra città, si è rotto, e abbiamo provato a creare le condizioni perché in questa città si possa investire, non perché conosci il sindaco che può condizionare la gara, ma perché se partecipi alla vita collettiva di questa città sai che lo puoi fare in condizioni di libera concorrenza, di rispetto di tutti, e finalmente, lo dico con orgoglio, in questa città si sta investendo davvero molto, e questo è un nuovo rapporto tra pubblico e privato. Non la commistione, non l'andare a braccetto, ma insieme per tutelare gli interessi della comunità. E questo è il concetto di bene comune. Il bene comune supera addirittura il bene pubblico, e mi fa piacere che il presidente Nicodemo delle ACLI di Napoli abbia raccontato, seppur sinteticamente, quanto i cittadini, a cui io sono grato, stanno partecipando alla rigenerazione urbana della nostra città. 450 luoghi adottati, luoghi abbandonati che vengono presi in cura, luoghi dove prima c'era degrado e si fanno mense popolari, ambulatorio popolare, insegnamento di lingua italiana e napoletana agli immigrati, teatro sociale e tantissime altre cose di questo tipo. In altre città si va col manganello quando ci sono queste cose, non ve la prendete a male, io sono un ex magistrato, io quando vedo queste cose nella mia città scendo da Palazzo San Giacomo, che è la sede del comune, mi reco da questi cittadini e li ringrazio, ma non mi limito a ringraziarli. Abbiamo fatto delle delibere riconoscendo valore sociale, valore giuridico, e all'inizio i dirigenti mi dicevano: sindaco non si può fare,
Tu puoi dare un bene o puoi riconoscere un bene solo se c'è una controprestazione monetaria. Ma perché? Nel nostro paese una cosa ha valore solo se in cambio si dà il denaro. E se quello invece del denaro mi fa profitto sociale, se una piazza di spaccio diventa piazza di legalità, se un luogo abbandonato diventa un luogo dove si fa aggregazione, si fa teatro, si fa cultura, ma non vale di più dei 1.500 euro al mese con una mentalità ragionieristica. Adesso queste delibere sono passate al vaglio di tutti gli organi di controllo e finanche le nostre delibere, non so come, ma vengono tradotte in francese, in inglese e in tedesco. Non è una barzelletta, ma è una cosa vera, nel senso che le nostre delibere vengono tradotte. Allora, chiudo su una cosa che mi sta veramente a cuore, la Costituzione. La Costituzione non dobbiamo... Consentitemi questo passaggio perché amo profondamente, ho giurato 3 volte, una volta da magistrato e 2 volte da sindaco. Non è sufficiente affidarsi a governi e parlamenti, non è sufficiente difenderla la Costituzione. La Costituzione va applicata, la Costituzione la applicano anche i sindaci, le applicano le università, le applicano chiunque vive una vita collettiva, sia come ci impone l'articolo 3, seconda parte della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quando il Costituente ha utilizzato il termine rimuovere si è rivolto a tutti noi, perché se si voleva rivolgere al legislatore diceva legiferare, diceva governare, diceva fare norme, rimuovere. Quando 3 anni fa, e vi voglio raccontare questo e chiudo su questo, il governo più liberista degli ultimi anni ci disse che nulla potevamo fare perché era un ente in predissesto e dovevo chiudere le scuole di Napoli, le scuole comunali e gli asili nido perché non potevo firmare i contratti a tempo determinato per le maestre, io andai dal direttore generale, dissi: caro direttore generale, io non posso chiudere le scuole di Napoli perché le scuole si chiudono se c'è il terremoto, se c'è la guerra, se c'è una carestia, posso mai chiudere le scuole della mia città perché ci sta il pareggio di bilancio, la spending review, Maastricht del Fiscal Compact? Mi rispose lo sindaco: ti fa onore il discorso che fai, ma purtroppo la legge ordinaria ci dice fatti la battaglia politica, hai ragione, vai dal governo, ma nel frattempo tu devi chiudere scuole comunali. Io la mattina dopo ritorno alla carica, non da magistrato perché non penso di essere stato un bravo magistrato, da laureato nell'università laica più antica del mondo, che è quella della Federico II del 1200, e ho detto al mio direttore generale che esiste una Costituzione repubblicana, articoli 3 e articolo 33, diritto alla scuola pubblica, diritto di accesso a tutti, non possono accedere alla scuola solamente quelli che possono andare alla scuola privata, e quindi ho detto: caro direttore, costruiamo una delibera, gerarchia delle fonti, partiamo dalla Costituzione e interpretiamo la norma, mi assumo io la responsabilità. Non l'ha voluto firmare. Io ho detto: caro direttore, lei guadagna molto più di me. Se non se la sente, io sono un po' pazzarello, la faccio io, levati da mezzo. Ho chiamato il capo di gabinetto, abbiamo firmato la delibera, abbiamo tenuto aperte le scuole, abbiamo fatto i contratti a tempo determinato, mi ha denunciato al giudice del lavoro, alla procura della Repubblica, alla procura della Corte dei Conti, il giudice del lavoro l'ha condannata alle spese, il procuratore della Repubblica nell'archiviazione ha detto: in Italia esistono dei diritti costituzionali primari che non possono essere compromessi da leggi ordinarie se sono in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Ci vuole coraggio per ripartire. Noi abbiamo tanti difetti, tanti limiti, ma non ci manca il coraggio. Ecco che vi voglio accogliere con queste parole, non di speranza, perché io sono credente, la speranza me la affido al momento in cui non vivrò più la vita terrena. Adesso è il momento delle azioni, dobbiamo essere uniti nelle diversità. Ecco perché non riesco a immaginare una società e una comunità che accolga le persone differenti da noi. Napoli non metterà mai mura e mai filo spinato. Grazie e benvenuti a Napoli.